Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video in cui vi mostro come eseguire il jailbreak semi-untetred di iOS 7.1 7.1.1 esclusivamente per l'iPhone 4. Quindi non chiedetemelo nemmeno, tutti gli altri dispositivi non sono supportati, è supportato solamente l'iPhone 4. Come vedete nel mio caso ho aggiornato ad iOS 7.1.1 e quindi nel mio caso posso tranquillamente eseguire il jailbreak semi-untetred. Prima di continuare voglio fare una piccola precisazione per gli utenti che non sanno cosa sia un jailbreak semi-anthethed. È un jailbreak che, come dice il nome, è a metà tra la tipologia tethered e la tipologia anthethed. Questo significa che se voi fate il jailbreak semi-anthethed sul vostro iPhone 4, potrete tranquillamente spegnerlo e successivamente riaccenderlo senza bisogno di un computer, quindi si accenderà in automatico come un anthethed. Però se lo riaccenderete in questo modo, quindi senza computer, sidia tutti i tweak e quattro applicazioni preinstallate le quali safari mail meto e calcolatrice non funzioneranno verranno disattivate fino a che non farete un avvio con il computer quindi un boot tethered quindi esattamente come un jailbreak tethered credo che abbiate capito la differenza questa è una specie di via di mezzo abbastanza comoda non perdiamo tempo e vediamo subito come eseguire questo jailbreak il programma che utilizzeremo si chiama gxknow e è un programma che ho creato io stesso quindi se avete qualche problema mi Raccomando, non esitate a commentare perché, essendo il creatore del programma, posso aiutarvi meglio. Ad ogni modo, rechiamoci sul sito www.gxnow.it, clicchiamo sul bottone Windows e attendiamo qualche secondo affinché scompaia il link di adf.ly. Dopo 5 secondi, clicchiamo su questa scritta avanti e, come vedete, in automatico inizierà il download dell'archivio zip contenente GXnow. Come vedete il download di GixNo per Windows è terminato, apriamo l'archivio zip e estraiamo il programma, quindi l'applicazione nel nostro desktop. Oppure nel mio caso, io la metto nel desktop, voi potete metterla dove volete. L'importante per aprirla è fare tasto destro esegui come un amministratore. Questo è molto importante, dovete eseguire l'applicazione come amministratori perché se no vi darà un errore. A questo punto colleghiamo il nostro iPhone al computer e premiamo il tasto. Jailbreak, come vedete, la prima cosa che ci chiede di fare è di impostare il nostro iPhone 4 in DFU mode. Se non sapete come impostare un iPhone in DFU mode, è veramente molto semplice. Come prima cosa, dovete assicurarvi che sia collegato al computer perché altrimenti non potrete farlo. Una volta collegato al computer, dovrete tenere premuti i tasti. Home e power entrambi per 10 secondi, e una volta passati i 10 secondi dovrete rilasciare il tasto power e continuare a tenere premuto solamente il tasto home finché Gig riconosce il nostro dispositivo in def mode e quindi passa allo step successivo. Ve lo faccio vedere ora in diretta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ora rilascio il tasto power e continuo solo con il tasto home finché Gixno non inizia a lavorare. Eccolo qui, come vedete è iniziato il processo, si aprirà questa finestra di un altro programma, iTunes lo possiamo anche chiudere e semplicemente aspettiamo che il programma continui assolutamente in modo automatico, quindi non tocchiamo niente e tra virgolette godiamoci la procedura di Break. Perfetto, come vedete a un certo punto vi chiederà ancora una volta di mettere il vostro iPhone in DFU mode. Quindi facciamo esattamente come prima: 6, 7, 8, 9. 10 rilasciamo ora il tasto power e continuiamo a tenere premuto solamente il tasto home finché jigsnow continua con la procedura come vedete è passato lo step booting with open snow quindi posso anche rilasciare il tasto home e ancora aspettare che Snow esegua le ultime parti della modifica Perfetto, come vedete adesso il nostro iPhone sembrerà operativo, nonostante questo non tocchiamolo perché come vedete il jailbreak non è finito. Quest'ultima procedura durerà 2-3 minuti, io l'ho velocizzata come potete capire e al termine di quest'ultima, dopo qualche secondo, ci chiederà ancora una volta, per l'ultima volta, di impostare il nostro iPhone 4 in DFU modo, Ormai sappiamo come fare, quindi facciamolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, ok ora rilasciamo il tasto power e continuiamo a tenere premuto solamente il tasto home finché su Jigsnow non compare ancora, eccolo qua, booting with open snow e aspettiamo che la barra ormai si completi perfetto, la barra si è completata, Jigsnow dice done e il nostro iPhone mostra queste scritte bianche quando giungerà la lock screen il jailbreak sarà completato Come vedete eccolo giunto alla lock screen, lo sblocchiamo e nel primo posto disponibile nella home screen troviamo Sidia. Andiamo ad aprirlo e comparirà la scritta preparando il file system, anche qua questo processo durerà 2-3 minuti, ovviamente l'ho velocizzato per non farvi perdere troppo tempo. Questo sarà l'ultimo processo del jailbreak che avverrà direttamente nell'iPhone, ovviamente non servirà il computer. Una volta finito il nostro iPhone farà un respring, sblocchiamolo ancora una volta e questa volta il j break sarà veramente completato al 100%. Ci tengo solamente a fare un ultimo appunto: se una volta sbloccato a questo punto, le applicazioni sono sparite, non vi trovate più nessuna applicazione. Niente paura, basterà fare un boot Tethered e le applicazioni torneranno. Comunque, ora vi mostrerò come fare un boot Tethered. Ad ogni modo, come vedete, al primo avvio Sidia ci chiede chi siamo. Io seleziono sviluppatore. Voi, se non lo siete, selezionate utente. Ed ecco Sidia installato, configurato e funzionante su iOS 7.1.1. Oppure anche 7.1. Questi sono i due firmware supportati, lo ripeto. Benissimo, e ora voglio cogliere l'occasione per mostrarvi che questo è veramente un jack semi antetred Come vedete, ora io mi accingerò a spegnere il mio iPhone 4 completamente e vi dimostrerò che sarà in grado di accendersi autonomamente. Faccio lo scorri per spegnere. Aspettiamo che la rotellina scompaia, lo scollego dal computer in questo modo e lo riaccendo, come vedete, non è neanche collegato al computer, quindi non posso fare un boot ethered, e vedrete che si accenderà da solo. In questo caso non velocizzo la parte perché voglio che sia il tutto più fedele alla realtà. Come vedete ragazzi, l'iPhone si è acceso perfettamente, quindi questo è un jailbreak semi untethered Infatti, è vero che si è riacceso da solo, però una volta eh, sbloccato, come vedete, Cydia non funziona, Mail non funziona, Safari non funziona e non funzionano neanche calcolatrice e meteo però possiamo utilizzare applicazioni primarie come per esempio il telefono come vedete funziona alla perfezione possiamo usare l'app store e possiamo usare anche tutte le applicazioni che scarichiamo dall'app store quindi il nostro telefono è limitato però comunque basterebbe scaricare da app store un browser alternativo quale può essere chrome e un client mail alternativo quale può essere l'applicazione partner del vostro servizio mail e tutto sarà come prima un'ultima cosa vi voglio mostrare come fare un boot tethered, quindi come far ritornare il nostro iPhone jailbroken e attivare tutte le funzioni. Basterà collegarlo al computer e successivamente su Gixno, come vedete qua in basso, c'è la sezione boot tethered e noi per fare il boot dovremo selezionare il bottone corrispondente al nostro modello di iPhone 4. Se non sappiamo che modello abbiamo, basterà cliccare su questa scritta blu Detect Model. Ci chiede di mettere il nostro iPhone in DFU Mode quindi lo facciamo all'istante Come vedete una volta messo in DFO mode mi appare questo messaggio che mi dice iPhone 4 GSM detected. Nel mio caso io lo sapevo già, come ho già detto, se voi non sapete che modello di iPhone avete basterà cliccare sulla scritta blu Detect Model come ho fatto io e vi dirà che modello avete una volta identificato. Quindi ora possiamo cliccare nel mio caso sul bottone iPhone 4 GSM, voi cliccate sul bottone relativo al vostro iPhone, come vedete compare booting with OpenSnow e aspettiamo quindi che si esegua il boot Tethered. Perfetto, come vedete il boot Tethered è stato eseguito. Ora volendo, possiamo anche scollegare il nostro iPhone dal computer e ora avremo ripristinato il corretto funzionamento di Mail, Safari sidia, calcolatrice e meteo come vedete infatti le applicazioni funzionano alla perfezione safari funziona, mail funziona e ovviamente funziona anche il nostro adorato sidia, quindi ragazzi in questo video vi ho mostrato come eseguire il jailbreak semi antetrade di iOS 7.1 e 7.1.1 su iPhone 4 con Jigsnow su Windows, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile mi raccomando condividetelo il più possibile per far sapere a più persone che il jailbreak di iOS 7.1 e 7.1.1 in realtà esiste soprattutto se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su che qui è sempre gradito vi invito inoltre a seguirmi su twitter e su facebook per stare sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo apple e in generale del mondo della tecnologia tutti i link li trovate giù in descrizione soprattutto la cosa fondamentale vi ricordo di iscrivervi al mio canale un grande saluto ciao a tutti